Amici di Spicchi Mantovani, siamo qui dal Palace Iglacom dopo la fine del derby fra Curtatone e Negrini Quistello con la vittoria del Curtatone per 90-74. Abbiamo qui, dopo mille sacrifici, il direttore sportivo per eccellenza, il direttore sportivo numero uno di Manto, mi dicono. No, assolutamente no. Massimo Calciolari. Ciao Massimo, intanto grazie per la tua disponibilità. Massimo, come avevamo detto con Marco, che la paura diciamo del Quistello di Marco erano Asane e Moreno, e tanto tornò che alla fine arrivò a piovere. Quindi si è verificato questo, soprattutto anche di un paio di ragazzini molto forti. Io sono innamorato di Barrotta, per me è uno dei giovani mantovani più forti, insieme a Tosi, anche lo ragazzo, non mi ricordo il nome, che anche lui è molto forte, una bella squadra, messa in campo, è stata bene la Trazzi, ci hanno fatto male, siamo andati sotto anche di 20 punti, poi siamo riusciti ad arrivare a meno 10, poi lì non siamo riusciti a dare la mazzata, siamo anche andati a meno 8 se non mi ricordo male, poi loro ci hanno ripreso e oggi abbiamo una panchina abbastanza corta, poi si è fatto male anche Morello a ginocchio, oggi è andata così, bravi loro, noi dobbiamo lavorare tanto, lo sapevamo, quest'anno come società aveva deciso di fare una squadra per cercare di mantenere la categoria, e tutto quello che viene in più è tutto di guadagnato, diciamo. Massimo, io anche in altre interviste ho sempre detto che comunque secondo me gli addetti ai lavori danno Quistello e anche Curtatone l'ultima fascia. Io ho sempre detto che in questo campionato Quistello e Curtatone saranno le due sorprese, perché al di là che oggi c'è stato un derby che poteva vincere l'uno o l'altro, i punti di stacco non fanno testo, tutto quello che vuoi, però siete delle squadre, chi perde i giocatori e voi perde gli altri giocatori, e soprattutto anche per i tecnici, il valore aggiunto il tecnico vostro, siete squadre che potete dare fastidio a tutti. Sì, possiamo dare fastidio a tutti, possiamo vincere da tutti e possiamo perdere da tutti. Finora abbiamo fatto un campionato discreto, secondo le aspettative, potevano starci qualche punto in più perché verranno, abbiamo passato il tempo supplementare con Asola uguale, però tutto quello che viene è tutto di guadagnato, diciamo. Noi stiamo facendo come società un progetto importante, un progetto col settore giovanile, perché adesso con la collaborazione con Pegonaia stiamo facendo dall'under 18 fino ai piccolini, dunque noi questo qui è per arrivare a avere giocatori in casa da poter inserire in prima squadra. Questo qua è quello che a noi ci interessa, è quello che sta facendo molto bene Curtatone da diversi anni, dunque vediamo di continuare su questa strada qua. Dopo oggi la partita l'avete vista tutti, ci sta, si vince, si perde, la palla canestra anche questa. Massimo, tu mi hai già anticipato una domanda che sai che devo farti, quindi la coperta è un po' corta e sai, tanti addetti ai lavori aspettano sempre la domanda, quindi c'è la possibilità che tornate sul mercato o fate quei ferri vostri? Può darsi che a Natale, quando c'è la riapertura del mercato, se c'è qualcosa di interessante che ci possa dare una mano ad arrivare con tranquillità alla fine del campionato, vediamo se c'è la possibilità di muoverci. Per il momento non ti posso dire niente, sto aspettando anche il direttore della società, vediamo un attimo quello che verrà deciso e poi se c'è la possibilità, e noi siamo molto attenti se c'è qualcosa, qualche giocatore che ci possa interessare per la nostra causa, e sicuramente qualche movimento lo facciamo. Qualcuno che mi piace in giro c'è, adesso vediamo poi se si può fare l'operazione o meno, non dipende da me. Intanto Brindani e compagnia di Fabrizio, quindi già questa è una notizia. Massimo, io ti ringrazio, però l'ultima domanda è diretta: ti fa più male la sconfitta o che il Cardinale Brindani ridono? Mi fa più male che il Brindani e il Cardinale ridono. Grazie a tutti. Amici di Spicchi Mantovani, ecco il secondo ospite, il coach della squadra vincente, Stefano Trazzi. Stefano, bella partita, è andato tutto bene. Però è facile, cioè quando va tutto bene è facile con Asane e Moreno in squadra. Non so se quando va tutto bene con loro o con loro quando va tutto bene, però cioè, in effetti risolvono qualche problema, anche tattico, ovviamente ce li abbiamo, li teniamo stretti, sappiamo che il nostro progetto di crescita dei giovani passa attraverso anche di loro. Come giustamente detto nell'intervista che avete fatto pre-partita a Gabrielli, il livello dei giovani o comunque di chi gioca insieme a Maxi cresce, e quindi speriamo che questo bagaglio di esperienza possano acquisirlo, stando in campo minuti importanti e appunto fa loro.
I giovani hanno fatto le partite, le prestazioni importanti, dei canestri anche importanti, ma un altro che nei momenti di difficoltà ti ha fatto prendere l'aria è stato meno giovane, quel Compagnoni che, diciamo, questa sera ha sorpreso segnando delle bombe decisive. Sì, io mi aspettavo uno perché è un ex, comunque aveva voglia di mettersi in mostra, magari fino adesso non ha avuto tutta questa possibilità qua. Poi sapevo che poteva essere la sua partita semplicemente perché l'alternanza delle difese che fa Marco lascia poi qualche spazio e ovviamente un tiratore in più usufruisce di questa spaziatura, che ovviamente l'attenzione con Moreno e Asan è tanta e da qualche parte la difesa deve lasciare appunto spazi. Avendo un terzo giocatore che poteva segnare da fuori, sicuramente ci ha andato bene. Anche secondo me, Stefano, un'altra svolta della partita, merito la tua intuizione, senz'altro così, è stato quando l'incontenibile, perché l'incontenibile Colla, è stato marcato da Maxi, l'intuizione di mettere su Maxi, quindi anche se Maxi non era all'altezza, l'altezza dei più così, ma la forza fisica di Maxi ti ha aiutato a contenere Colla anche. Sì, sì, noi sappiamo perfettamente che a un certo momento della partita, quando i nostri lunghi soffrono la fisicità dei lunghi avversari, possiamo mettere Maxi. Non è la prima volta che lo facciamo, l'abbiamo già fatto tante volte. Questa volta a un certo punto non sapevamo più cosa fare, in un time out appunto Moreno fa, secondo me ora troviamo questa soluzione qua, che ovviamente ce l'abbiamo nelle nostre corde, e da lì in poi Colla ha fatto molta fatica. Poi bravi i ragazzi a occupare l'area, a raddoppiarlo, anche a triplicarlo, lui continuava ovviamente a recuperare con chili spazi in mezzo all'area, ma poi si ostinava magari a concludere quando invece avrebbe dovuto più passarla fuori. Certo, lui è un giocatore così, ci ha provato fino in fondo e diciamo che ha tanto merito di aver avuto la galla di Cristello fino quasi alla fine, insomma. Stefano, nel programma, quando mi ha detto Maxi anche venerdì, questa era una partita da vincere a tutti i costi come con Gorme, quindi diciamo la settimana comincerà già più tranquilla nel vostro programma per le squadre. Come dice Maxi, voglio abbordarli, quindi in questo momento sta procedendo al 100%. Sì, sì, noi fino a delle partite che abbiamo la squadra di danno di doverla vincere, non abbiamo sbagliato neanche una. Questa è una di quelle, abbiamo vinto anche questa, è la quarta. Adesso la speranza è quella di andare a vincere qualche partita che sulla carta partiamo nettamente sfavoriti e magari non abbiamo la pressione di doverla vincere per forza. Con magari già il derby con Asola prossima settimana. Con Asola che, come mi dicevi venerdì, la troverai ancora più, passatemi il termine, incazzata dopo la brutta sconfitta con la Virtus Brescia venerdì. Sì, purtroppo questo è un risultato che ci pesa, non solo come detto te, e sono sicuro che sia così, perché comunque troveremo più attenti a voler riscattare questa sconfitta, e anche perché ha dato l'ottavo punto alla Virtus Brescia, che invece avrebbe dovuto, secondo le tabelle, stare dietro a 6, invece anche lei a 8, e merito appunto di Brescia di averci provato. Questo vuol dire che il campionato è equilibrato e che tante volte bisogna provarci fino in fondo, e anche con squadre che sulla carta sono tecnicamente o di roster superiori. Stefano, grazie della tua collaborazione, della tua cortesia, in bocca al lupo per la settimana prossima, stai là ridendo perché ti aspetti l'ultima domanda. Non è nessuna domanda, solo dirti di stare tranquillo che un tuo amico supporto la notizia, l'ho già avvisato io della vittoria. Grazie, sei molto gentile. Ciao a tutti. Ciao.